Devo assolutamente ringraziarvi perché comunque avete risposto presente nel video che ho fatto e quindi eccoci qua. Avete lasciato tanti mi piace, tanti commenti, è stato bello anche scambiare alcune considerazioni sotto quello stesso video. Non abbiamo ancora finito di parlare di Fiorentina-Juventus, questo è l'ultimo video che va a concludere il ciclo della live reaction, l'analisi della partita, appunto, le pagelle ai calciatori e poi iniziamo a proiettarci definitivamente verso PSG-Juventus perché comunque è una gara che si giocherà davvero tra pochissime ore. Io domani per dire prendo l'aereo, parto e vado a Parigi, quindi martedì si gioca, domani è già lunedì. Per seguire anche tutti gli altri contenuti che non porto unicamente su questo canale YouTube, vi invito a scaricare l'applicazione di Numero 10, trovate il link per farlo qui sotto nella descrizione del video perché il post partita di Monza Juventus uscirà sull'applicazione, sarà esclusivo dell'applicazione, come sono esclusivi tutti gli articoli che sto scrivendo per diventare giornalista sportivo. Quindi scaricate Numero 10. E allora, ragazzi, direi di passare direttamente a quella che è l'analisi delle pagelle. Partiamo da Allegri, anche se in realtà il punto interrogativo è perché di Allegri ho già parlato nel video precedente, ve lo lascio qui sopra nelle schede, andatevelo a vedere se ancora non l'avete visto. In questo specifico video invece si parla dei calciatori. E quindi pagelle Fiorentina-Juventus 1-1. Andiamo a vedere quella che è stata la prestazione dei singoli all'interno della gara. Iniziando da Perin, che è il migliore in campo. Voto 7,5 perché il rigore che para e la parata su Amrabat nel finale sono assolutamente il biglietto da visita e la descrizione perfetta di quella che è stata la partita di ieri. Una partita in cui il portiere è il migliore in campo. E solitamente, lo dice il calcio, la storia del calcio, quando il portiere è il migliore in campo, significa che ci sono stati dei problemi a livello di prestazione. E quindi Perin ci ha salvato, è stato veramente la nostra ancora di salvezza, il nostro salvagente, vedetelo come volete. Sarà titolare molto probabilmente al Parco dei Principi perché Szczęsny ha avuto quel problema alla caviglia, quindi un grosso in bocca al lupo a Perin, che in questo campionato ha preso soltanto un gol, quello di ieri di Kouamé, però devo dire la verità, ci ha già salvato in diverse occasioni e quindi forse, come diceva il mio amico Romeo Agresti, poco meno di un primo, ma decisamente più di un secondo. Perin sta veramente scalando le gerarchie e si sta prendendo il palcoscenico e gli applausi. Grandissimo Mattia. Andiamo avanti, Bremer più Danilo, perché devo dire la verità, questa coppia difensiva mi piace tanto, tantissimo. Bremer ha fatto un salvataggio nel primo tempo su un tiro a botta sicura della Fiorentina, mi pare di Malè, se ben ricordo. E invece Danilo ieri sera, ragazzi, si è immolato veramente per la causa, si è sacrificato, ha messo il suo corpo a difesa perfetta della Juventus, un po' come fa Capitan America col suo scudo per difendere la Juve. Si fa male in quel contrasto, in quella chiusura nel secondo tempo, stringe i denti, rimane in campo e nonostante tutto riesce a mantenere la porta della Juventus inviolata nella seconda metà della gara, che è stata bene o male la richiesta che è stata avanzata da parte dell'allenatore, probabilmente a fine primo tempo, quando si decide anche di fare una sostituzione abbastanza conservativa. E quindi Danilo veramente da mettere sugli scudi in un ruolo che va a affrontare per la prima volta in carriera in maniera continuativa. Credo che Danilo possa veramente essere il giocatore da identificare come titolare da qui, magari non alla fine del campionato, ma in tanti spot perché, ve lo dico già, mi aspetto Bonucci titolare al Parco dei Principi di Parigi, dato che Allegri l'altro giorno in conferenza ha detto vediamo se far giocare Bonucci a Firenze o a Parigi, e a Firenze non ha giocato. E quindi, seguendo il filo logico del ragionamento, dovremmo aspettarcelo. Poi magari l'allenatore cambierà idea, però mi aspetto titolare Bonucci, anche perché comunque Danilo ha avuto appunto un problema fisico e vedremo di fare una bella conta perché ragazzi, secondo me ci saranno delle sorprese nei convocati appunto per la trasferta di Champions, vediamo se ci saranno tutti oppure no, però una coppia che mi sta piacendo, una coppia brasiliana, una coppia anche particolare, ma una coppia che secondo me si completa benissimo con Bremer che secondo me rende leggermente meglio sul centrodestra e con Danilo che invece a quanto pare ce l'ha dimostrato, è un giocatore che rende ovunque, quindi davvero sui due centrali di difesa non ho niente da dire. Ho decisamente qualcosa da dire sui terzini, invece, decisamente, perché secondo me è una coppiata da 5, entrambi, sia Cuadrado che Alexandro, meritano il 5 in pagella. Alexandro vedremo se sarà convocato, se starà bene oppure no. Un'altra prestazione non all'altezza, secondo me, da parte di Alexandro, come non è stata una prestazione all'altezza da parte di Cuadrado, ma nel primo tempo in realtà si erano viste delle belle cose. Poi dopo il gol subito abbiamo deciso veramente di scioglierci come neve al sole, perché l'impressione che ho avuto della Juventus ieri sera è stata proprio questa, una squadra che si è sciolta completamente di fronte a un'altra squadra che invece
aveva la volontà di provare ad andare ancora avanti, e quindi questo è più che altro mi ha fatto impressione nel post partita sentire Allegri che dice che Cuadrado non si trova particolarmente a suo agio alto, quando io ricordo tantissime volte che mi sono trovato a fare questa stessa analisi e quindi condivido le parole dell'allenatore. E allora perché tante volte però Cuadrado gioca alto? E quindi passiamo a De Sciglio, che secondo me la valutazione è di 5,5. Tratto nel secondo tempo ha fatto leggermente meglio rispetto ai terzini che sono partiti titolari, non di tanto, però quel mezzo voto in più glielo voglio dare. Io rimango dell'idea che appunto il cambio conservativo De Sciglio dentro, Di Maria fuori per alzare Cuadrado sia abbastanza un cambio fatto male, però ho letto che tante persone non sono d'accordo con questa cosa. Rispetto il pensiero, secondo me se vuoi cercare di dare un segnale anche alla squadra per cercare di far capire che comunque del pareggio la Juve non si accontenta, si poteva avere un'altra opzione per la sostituzione, però per quello che è stato il piano del secondo tempo, allora sì, è il cambio perfetto, però è un cambio che non ha portato effettivamente la Juventus a giocarsela. Non è colpa di De Sciglio sicuramente, però era per chiudere anche il cerchio relativo al cambio, che secondo me è stato un chiaro segnale alla squadra di quello che si voleva fare nel secondo tempo, e un chiaro segnale forse che sta dando anche a noi tifosi. Locatelli più Paredes, voto 5, male il centrocampo, male il centrocampo. Per chi ha visto il video dell'analisi delle posizioni medie, quindi dell'analisi partita di dove ha giocato esattamente Paredes e Locatelli, qualcuno potrebbe dire, ma Locatelli che finalmente giocava nel suo ruolo. No, non è vero. Non è vero, perché ieri non si è capito niente della disposizione del centrocampo della Juventus. Paredes era pure partito bene, secondo me. Forse un po' troppo irruento, deve darsi una calmata. Calcio di rigore non ci si può fare niente, insomma, sfortuna, secondo me, sul calcio di rigore a parte di Paredes. Però sotto tutto il resto della gestione del centrocampo, secondo me, siamo andati male. Poi per forza siamo andati male, perché nel secondo tempo abbiamo completamente rinunciato a fare la prestazione. Non c'è stata la volontà di dare una continuità a quello che si era visto di buono nei primi minuti. E a pagare poi sono i centrocampisti, perché se la palla orbita sempre tra la difesa e la palla non arriva mai davanti, se la palla non arriva davanti solitamente è colpa del centrocampo, e allora venga risucchiati tutti dal vortice e si beccano un 5 in pagella, così come McKennie viene risucchiato dal vortice e più che 5 secondo me si becca 4,5, e questa è un'altra grave responsabilità di Allegri, un'altra di quelle cose che mi ha fatto dare quella valutazione Allegri nell'altro video. Perché McKennie, ragazzi, mi sembra veramente improponibile in questo momento, eh? Cioè è inutile che ci giriamo tanto intorno. Poi Allegri se l'è presa con McKennie per quell'azione, in quel contesto in cui poi prendiamo il calcio d'angolo, poi prendiamo gol su quel calcio d'angolo. Io ci sto, sono d'accordo, perché anche in live ho pensato, sì, ma McKennie può anche provare a tirare, o comunque può aspettare di farsi arrivare più giocatori addosso per smarcare il centro dell'area di rigore, per poi mettere il pallone. Ha fatto una via di mezzo, non ha fatto bene nessuna delle due cose, ha ragionato per un binario traverso. Però dopo quell'errore di McKennie, che ribadisco è un errore, e il 4,5 nasce proprio dal fatto che McKennie non riesca a dare qualità sulla tre quarti, e anche con gli inserimenti non riesca ad incidere. Però dopo quell'errore di McKennie ci sono stati altri 60 minuti di partita. McKennie quell'errore lo fa sull'1-0, ha ragione Allegri a dire che lì devi andare sul 2-0, ma se non ci riesci in quell'occasione ci sono altri 60 minuti in cui puoi riuscire a fare il 2-0. Non è che è l'unica occasione, è diventata l'unica occasione per fare il 2-0 o comunque per fare il secondo gol, perché poi abbiamo deciso di non provarci più. Quindi McKennie sicuramente ha delle responsabilità e ha fatto una bruttissima partita, però il cerchio va allargato, non ha solo McKennie. Sei invece a Miretti che, ragazzi, Miretti ha fatto il minimo indispensabile, è un 6 da compitino. Però siamo ancora lì che torniamo indietro e ragioniamo sullo stesso livello, e cioè che se prendi tutti i centrocampisti della Juventus e vai ad analizzare ogni singola partita disputata fino adesso, l'unico che si è sempre salvato o comunque meritava una valutazione maggiore rispetto ai suoi compagni di reparto è Fabio Miretti. Punto. Inutile girarci intorno. Gli altri hanno sempre offerto delle prestazioni minori rispetto al compagno di reparto, e quindi io lo dico adesso: Miretti deve giocare titolare al Parco dei Principi, deve giocare titolare al Parco dei Principi, perché in campo è sempre quello che fa vedere di aver qualcosa in più. E quindi vai, Fabio, dai. 8-5 Di Maria e Kostic. È vero che Kostic fa anche l'assist
all'interno del gol di Milik, che mette anche una bella palla. Però poi il resto della partita di Kostic, che cos'è? È un castello di carte che crolla, è un castello di sabbia che crolla. È il nulla cosmico, è impalpabile. Forse si può dare 5 e mezzo a Kostic e 5 di Maria. Vedete voi, non cambia tanto, ma a me la prestazione di Kostic continua a non convincere. Di Maria ha toccato pochissimi palloni, anche lui non mi è sembrato in condizione, è uscito a fine primo tempo, ora vedremo se sarà disponibile per la partita col PSG, ma anche qua mi incazzo come una bestia se poi Di Maria ha accusato un problema fisico, perché dal giorno della lesione di Maria che penso delle due, prendiamoci un paio di partite in più per preservare Di Maria. Invece anche l'altra sera quando è entrato con lo Spezia, mi sono meravigliato, ho detto ma wow, è già pronto per entrare, e forse a quanto pare no. Se poi devi uscire dopo 45 minuti, mi arrabbio come una bestia se Di Maria è ancora rotto. Bisogna gestirli in un certo modo questi giocatori, questi campioni, perché Di Maria è un campione, Di Maria deve fare la differenza in Serie A. E invece ieri non è stato nemmeno messo nel contesto giusto per riuscire a trascinare una squadra, ma la colpa sicuramente non è di Di Maria. Se Di Maria non sta bene, non è in condizioni, non facciamolo giocare, invece che metterlo per 45 minuti per poi levarlo, per poi preservarlo, che poi magari non c'è nemmeno. Quindi veramente faccio una preghiera a Maria, invece faccio una preghiera a Maria per Di Maria. Perché veramente se iniziamo a perdere per strada anche questi giocatori qua, già che non abbiamo mai avuto Pogba fino adesso, se iniziamo ad avere Di Maria una partita sì, due no, mezz'ora sì, 45 minuti sì, poi tre no, diventa complicato. Milik, voto 7 ad Arkadiusz Milik, c'è poco 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 da dire, le apparizioni di Milik con la maglia della Juventus fino adesso sono state tutte di livello. I pochi minuti con la Roma, i pochissimi istanti con lo Spezia, la prima titolare con la Fiorentina, due gol segnati in cosa? In 90 minuti giocati praticamente, in una squadra in cui faticano pure ad arrivare dei palloni, è stato anche un pochino sporco tecnicamente in un paio di occasioni in cui poteva sicuramente far meglio, ma gol che fa è davvero centravanti, eh? È da uno che sa che cosa deve fare con il pallone, sa come muoversi sulla linea della difesa, quindi come evitare il fuorigioco. Milik mi sta veramente sorprendendo in questa prima apparizione Juve e sicuramente sarà un giocatore che continuando così potrà darci una grande mano all'interno del campionato. Lo dice uno che l'acquisto di Milik non lo voleva e non lo vedeva di buon occhio. Che cosa vi devo dire? Che cosa vi devo dire? Io su Ken sto anche un po' finendo la pazienza, devo essere onesto, perché se non sei a livello di essere titolare, devi essere una riserva che si mangia il campo quando entra. E tutte le volte che vedo Ken entrare, invece sembra che venga a farmi un favore, praticamente. E quindi per me la valutazione di Ken è un 5, secco, perché entra, non incide, non fa niente per provare a incidere. Abbastanza deluso da quello che è Moise Kean in questa seconda avventura alla Juventus, eh? E ricordiamoci, questo è l'anno del riscatto, letteralmente, non che si deve riscattare o deve dimostrarci, questo anche, certo, ma del suo riscatto, con obbligo. E quindi pensare di dover riscattare per un totale di 38 milioni questo giocatore che fino adesso ha dimostrato veramente poco e niente, la speranza è che possa iniziare a fare qualcosa di diverso, ma inizia a perdere la fiducia. Bonucci e Fagioli, senza voto. Che cosa vi devo dire? Fagioli ha toccato un pallone, poverino. Bonucci ne ha toccati 3, 4 quando sono entrati. Tra l'altro, anche un cambio abbastanza strano, secondo me, quello di Fagioli invece che mettere Vlahovic. Io a un certo punto ho pure pensato che potesse esserci una sorta di clausola all'interno del contratto per non far giocare Vlahovic al Franchi. Perché sennò, sinceramente, non me lo spiego. Perché l'anno scorso in Coppa Italia l'abbiamo tenuto giù, quest'anno in Serie A l'abbiamo tenuto giù. Non ricordo onestamente l'ultima giornata di campionato, forse probabilmente lì era stato titolare, però la Juventus non si giocava più niente, quindi non lo so. Fatemi sapere se anche voi avete avuto questa, almeno idea, che avete pensato a questa cosa qua. La prima apparizione di Fagioli, certo, però pochi minuti, ma questo, ripeto, mi sono stupito di non aver visto Vlahovic, però poi ripenso a quella che è stata, la partita, il secondo tempo della partita, e quindi ragiono sul fatto che probabilmente, Vlahovic non serviva nemmeno perché non c'era la volontà di andare verso l'area di rigore avversaria per provare a servire un pallone a Vlahovic. E questa è l'analisi, ragazzi, e abbiamo chiuso definitivamente Fiorentina-Juve, che fino a questo momento, per quanto mi riguarda, è la peggior prestazione dell'anno, anche più rispetto a quella della Sampdoria, e inizio a ragionare sui binari che portano a Parigi, anche se a Parigi c'entro in aeroplano.